fatica, come pesano! Le mie bambole invece no! Senti, Bacco, dove porti in vacanza i tuoi sassi invisibili quest'anno? Al fresco, al di là della collina, vicino al fiume! Speriamo che il fiume piaccia anche ai miei due robot! È da un sacco di tempo che aspettavano questa vacanza sulla Terra! Allora vengo anch'io con le mie bambole! Però se non si trovano bene, le riporto a casa! Certo che in salita i sassolini invisibili pesano il doppio! Ragazzi, ci fermiamo qui un momento! Scusa, quando sono in vacanza i tuoi sassi invisibili si abbronzano? Non lo so, Bina! È la prima volta che li porto in vacanza! Perché se si abbronzano allora li vedo anch'io! Mi piacerebbe tanto vederli almeno una volta e poterli toccare con le mie manine! Se vuoi, puoi toccare i miei robot che non si abbronzano! Cosa? Forse anche lui è stanco perché a salire si fa più fatica che a scendere! Io no! Guarda, vado su e giù senza nessuna fatica! Ma sul serio? E allora vuoi dirmi perché hai fatto toc? Io non ho fatto toc! Anche Boo non l'ha sentito, chiediglielo! Sono stata io, Boo! Io ho sentito un pa... Avanti su, diglielo! Il rumore viene da laggiù, dal boschetto. L'avete sentito anche voi? Io l'ho sentito, ma non era un pack, era un talk back. Ma no, era un pack blob. Guarda che ha ragione lui. Andiamo a vedere cos'è. Dai. Avete sentito? Questo qui è un SOS fatto con il linguaggio Morse, formato da punti e linee. Allora nel boschetto qualcuno ha bisogno d'aiuto. Magari è l'aereo della principessa che è caduto nella foresta e adesso si è persa. Questo rumore sembra quello che fa Boo quando rompe le noci. No, questo è il rumore di un fucile a tappi per tigri, anche se per loro ci vuole quello a tappi di sughero. Ma allora ci deve essere una tigre, povera principessa! Certo, se c'è un fucile a tappi che spara, c'è anche qualcuno nel bosco che è in pericolo di tigre! Beh, andiamo a vedere! Un momento, Bibi! Questa spedizione va organizzata con molta, molta attenzione! L'ho visto fare in un film! Si fa così, ecco bene, andate pure avanti voi, ma uno alla volta e molto lentamente! E per ultimo viene il più coraggioso, cioè io, Blob. Perché tu per ultimo? Perché il pericolo è sempre alle spalle. Così mi difendo se la tigre arriva all'improvviso. Shh. Avete sentito, Bibi? Un grande corvo gigante ha fatto cra. Però questo è un tamburo, che rumore! Io ho visto una tribù di pigmei che suonava un tamburo! Anch'io l'ho vista, in televisione! I pigmei con una bacchetta magica trasformano i grandi in piccoli come tante formiche! Oh no! Io non voglio diventare una formica! Me ne torno a casa! Ciao! Questa qui deve essere una tigre feroce! E io non ho neanche un tappo di sughero! Io vado dal saggio blu, ragazzi! Veniamo anche noi con te! E su, dai! Così ti proteggiamo! Devi sapere, Bacco, che possiamo ricreare dei rumori con oggetti diversi. Questo è un pezzo di carta. E se lo stropiccio in questo modo, ecco il crepitio del fuoco. Mentre se tamburello con le dita in questo modo, sembra di sentire gli zoccoli di un cavallo. Quindi, se non è il rumore che sembra, potrebbe non essere pericoloso. Andiamo in perlustrazione. Però, se le tigri sono tantissime, possono essere pericolosissime. Ma non possono essere tigri. Guarda che il saggio blu sa sempre tutto. Sì, hai ragione. Però se questa volta il saggio blu si è sbagliato... Le tigri ci mangiano in un boccone. E i pigmei ci fanno diventare formiche. Venite a vedere! Sono le formiche! Lo sapevo! Sono stati i pigmei! Ma no! È tutta colpa di quel megafono che sta vicino a quel grande sasso invisibile! È lui che fa diventare grandi rumori piccoli! Ma guarda, fa il contrario dei pigmei! Io lo sapevo già che non c'entravano i pigmei e neanche le tigri! Io no! Però se era la principessa e la salvavo io, sarebbe stato più bello! Questo megafono deve averlo perso qualcuno! Giù in paese c'è un posto che si chiama Oggetti Smarriti! Se qualcuno ha perso qualcosa, si precipita lì e lo trova subito! Molto bene! Portiamolo lì!
Magari qualcuno lo sta cercando.